Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial sul canale. Oggi andremo a scoprire insieme come creare e condividere su Instagram foto, video e stories in alta qualità, in modo da rendere il nostro profilo professionale e evitare soprattutto che il resizing e la compressione di Instagram rovinino tutto. Esatto, il trucco è proprio questo. Dobbiamo evitare che Instagram vada a rimpicciolire e comprimere i nostri contenuti, facendoli così perdere di qualità. Dobbiamo creare e esportare un contenuto già pronto al 100%. Per fare questo possiamo tranquillamente utilizzare software tipo Lightroom o Photoshop per le foto, Premiere, DaVinci, Final Cut Pro per quanto riguarda la parte video. Andiamo a scoprire come fare. Per quanto riguarda le foto, naturalmente dopo aver scattato e dopo aver modificato la foto come più ci piace, dandole un tono più o meno drammatico, lavorando sui colori, sulle curve, sul contrasto, dobbiamo ricordarci di condividere la foto o nel formato 4 quinti o nel formato quadrato classico di Instagram 1 a 1. Non finisce qui. Dobbiamo ricordarci tassativamente che le foto devono avere una dimensione di 1080 pixel nel loro lato più corto. Vi faccio un esempio. Se la fotografia deve essere quadrata, sarà 1080x1080 pixel. Se invece la fotografia deve avere un rapporto più verticale, quindi 4 quinti, dovrà essere esattamente di 1350x1080. Vi lascio scritto qua di lato tutte queste dimensioni, ricordatele perché saranno fondamentali. Se usiamo Lightroom per fare ciò, usiamo lo strumento di ritaglio. Selezioniamo l'aspetto 4 quinti ad esempio, poi andiamo nel pannello File, clicchiamo su Esporta, scorriamo in basso alla voce Ridimensionamento immagine e impostiamo bordo corto 1080 pixel con 72 pixel per pollice di risoluzione. Immediatamente sotto nel pannello nitidezza output impostiamo nitidezza per schermo e come fattore impostiamo su alto. Ecco fatto, adesso non ci resta altro che caricare il nostro scatto su Instagram e fin da subito noteremo che questa foto ha una definizione maggiore. Provare per credere. Passiamo adesso alla parte video. Io personalmente uso Final Cut Pro, però naturalmente le stesse regole valgono anche per DaVinci Resolve e Premiere. Dopo aver fatto il nostro montaggio, la nostra color correction, messo la musica come sottofondo, transizioni ed effetti vari, siamo pronti per applicare la magia. Vediamo come fare. Se il formato è il classico 16 noni, dobbiamo copiare tutta la timeline andando a selezionarla completamente, audio ed eventuali effetti compresi. Creiamo un nuovo progetto nominandolo ad esempio Instagram Video. Nelle dimensioni selezioniamo Custom e impostiamo 1080x1350 per creare un video da tenere nel nostro profilo. 900x1600 se vogliamo creare una story. Impostiamo il frame rate a 24 fotogrammi al secondo. Incolliamo adesso tutto il nostro video e con un adjustment layer, che vi lascio naturalmente qua sotto da scaricare, ingrandiamolo per riempire gli spazi vuoti sopra e sotto. Proprio così. Piccolo consiglio. I video nel profilo Instagram hanno una durata massima di un minuto e una volta terminati ricominciano da soli. Ricordiamoci quindi sempre di aggiungere qualche transizione affinché il loop del video sia più gradevole da vedere. Direi che ci siamo ragazzi! Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Stanno arrivando un sacco di altri tutorial come questi. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video!